Buongiorno a tutti, questa notte ho fatto studi e ricerche. Bene, questa è una ortofoto. Ecco qui, mappa alla mano con ortofoto, si evidenzia che ci sono molti fabbricati esistenti sulle ortofoto, a luce massima inesistenti sulla mappa. Soffermiamoci in particolare esattamente qui. Ecco qua, vedete una bella ortofoto. Qui dove ci troviamo? Poggio 10, comune di Luco de Marzi. Allora, si sale, 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 sale. Vedi. Questa cos'è? Questa è la strada principale. Conduce verso Trasacco, la strada provinciale. Eccola qui, strada provinciale che va a Trasacco, poi si sale, 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 sale. Qui ci troviamo, dove? Piazza San Antonio, questa è la strada che prosegue verso i Villi Cappuccini, poi si sale e noi ci interessa questa qui, via Garibaldi. Via Garibaldi si sale qui, ecco qui. E qui c'è una bella pappa, sì, una bella pappa di espropri, successioni e trascrizioni. Qui c'è un fabbricato, questo fabbricato fino al 2009 esisteva sul posto ma inesistente sulla mappa. E poi qui vediamo semplicemente delle strade, qui strade no, ma in realtà la situazione è ben diversa. Qua la situazione è cambiata dal momento che è stato approvato il piano di recupero, zona D2 e Poggio 10. Qua qui c'è una serie di delibere, comunque le marce, programma di fabbricazione, piano con la regione, piano E e via di seguito. Ah, ecco qui, soffermiamoci qui. Piano per sequenziale, zona D2 e Cappuccini, questo alla fine è stato definitivamente approvato. Allora adesso faccio una cosa celere e mi soffermo qui, soffermiamoci qui. Ecco qui. Adesso si dovrebbe riportare con calma sempre qui per ben evidenziare lo stato di fatti di diritto che da giugno 2007 con l'approvazione definitiva del piano di recupero zona D2 l'intera area sarebbe questa proprietà è completamente cambiata. Prima questo intero lotto era di proprietà del Degus Massaro Galdino. Ecco qui. Quindi attualmente la situazione è completamente cambiata. Fabbricato, vabbè, senti, iniziamo questo qua. Vi faccio vedere in particolare, ci incentriamo in questo intero lotto. Da qui si delimita, si sale tutta questa area, questa qua. I miracoli della scienza. Ecco cosa è successo. Dal giugno 2007, con l'approvazione definitiva del piano di recupero zona D2, poi di 10 comuni con le marci, sono state create nuove particelle. Allora, dal giugno 2007 fino a data di ieri, 1 ottobre 2021, le attuali proprietà del Degus Massaro Galdino permane solo questa. Aridificabile, poi rimane questa particella, questa qui aridificabile, tutto il resto non è più di Massaro Galdino, nemmeno questa qui, perché questa qua è una falsa aridificabile, poi produco altra documentazione. Quindi abbiamo in modo sintetico una serie di nuove particelle, fatta eccezione di questa aridificabile, questa qui, questa che è falsa e questa. Questa qua, la 767, tutto il resto dell'intera particella è più Massaro Galdino. Incentriamoci in particolare su altre aree edificabili. Allora, questo è il Pinavello della buona mio padre che è deceduto, questo è di Cigno Giangallo, questa qua è da demolire, questa qua, dei fratelli Angelucci, ma in effetti questa qua è una pazza. Particella che si contraddice sullo stato di fatti di diritto. Vabbè, poi qua produco altra documentazione. Per quanto riguarda il resto delle proprietà,
Cominciamo così, sono le strade gratis, strade pubbliche, ecco qua, questa è strada pubblica, significa strada comunale e quindi è del comune. Altrettanto tutti i parcheggi adiacenti, questo è un parcheggio con l'esatta planimetria, ecco qui, e i metri parcheggi del comune, parliamo più piano, questo è il parcheggio del comune, 50,70 metri quadri. Procediamo piano piano piano. Un altro parcheggio comunale, sempre adiacente alla strada, 36 metri quadri. Altro parcheggio più vicino alla proprietà di la buona mia parte, sono anche le reti, noi siamo 4 figli, 76,70 metri quadri. E anche qui ci sono i parcheggi, ma sono di praticamente proprietà comunale, non trascritte, non trascritte è il trucco. Poi passiamo qui al